Corrispondenza cinematografica dai nostri operatori dislocati sul fronte di combattimento in Africa settentrionale. Auto-officine a ridosso della linea del fuoco nella zona di El Mekiri rimettono in efficienza autoveicoli inglesi catturati. Lancieri verso la prima linea. Ogni giorno il postino giunge puntualmente al fronte di combattimento. Un singolare ufficio postale in pieno deserto. Notizie da casa. La parentesi di calma è finita. Osservatori avanzati scoprono all'orizzonte i primi segni di un attacco nemico. Batterie di ogni calibro aprono subito il fuoco. Le colonne nemiche sono tempestate da una grandine di proiettili. Di carri armati muove al contrattacco. Giunti a tiro, i carristi aprono il fuoco. Ogni velleità d'attacco, restano sul terreno dello scontro i carri nemici inchiodati dal nostro fuoco, mentre le nostre unità corazzate si lanciano all'inseguimento. Oltre Bengasi, oltre Barce, sul Jebel riconquistato, irrompe la valanga delle forze vittoriose dell'asse. Le forze affluiscono alla linea di combattimento. Schieramento di truppe distintesi nelle recenti azioni sul fronte cirenaico è passato in rivista dal capo di Stato Maggiore Generale Eccellenza Cavallero, accompagnato dal generale Bastico, comandante superiore delle forze dell'Africa settentrionale. Di giovani fascisti volontari che hanno gareggiato coi soldati più provetti d'Africa, offrendo magnifiche prove d'ardimento e di resistenza alle dure fatiche della guerra. Reparti corazzati, specialisti della guerra del deserto. Thank you.
truppe dopo la rivista.